Una buona serata, buona domenica e soprattutto buon anno, buon 2018, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6 che oggi, come spesso capita, ci capita, è completamente dedicata al girone F di Serie D, l'unico campionato oggi a disputare le proprie gare. La Serie A ha giocato ieri, la Serie B è in vacanza, così come anche la Serie C. Allora la quarta serie nazionale si prende il proscenio. Ne parleremo questa sera, ne abbiamo parlato oggi pomeriggio, sapete i risultati, ve li abbiamo raccontati mano a mano che cambiavano, lo faremo insieme ai nostri ospiti, insieme a voi se vorrete, e con le immagini, le interviste e anche gli episodi di Amo Viola che ci ha regalato questa giornata di campionato. Il buon anno, oltre che a voi tutti, lo faccio anche ai nostri primi ospiti del 2018 che saluto e ringrazio. Un buon anno e complimenti perché oggi, insomma, vittoria contro la capolista, al presidente del Pineto, Silvio Brocco. Buonasera presidente, grazie, buon anno. A voi, buon anno pure a voi e a tutti. E poi ritrovo con piacere, gli do buon anno ad Alessandro Lucarelli, ciao mister. Buonasera, grazie per l'invito e buon anno a tutti. Assolutamente, do il, non il buon anno, ce li siamo dati qualche giorno fa, però do la buonasera a Andrea Costantini, ciao Andrea, ben ritrovato. Ciao, ciao, buonasera a tutti, in forma smagliante. Assolutamente, di ritorno da Iesi per il 2-2 dell'Avezzano, sì. Tra poco vedremo anche il tuo servizio. Mi sono divertito già, anche se l'Avezzano ha sprecato un'opportunità, però è stata una bella partita. Sì, vediamo, innanzitutto ringrazio già, a partire da Maurizio Daguin in regia, anche Claudio Di Giacomo alle camere, ma soprattutto tutti i tecnici e i giornalisti che anche oggi, come di consueto, sono stati fantastici sia nel raccontarvi come si svolgevano le partite e anche nel montaggio dei servizi. Grazie davvero a tutta la nostra squadra, lo faccio personalmente, ad inizio del nuovo anno. Vediamo i risultati del girone F di Serie D oggi, prima giornata di ritorno, Fabriano-Francavella, 1-1, gol di Zerbo che poi verrà espulso, pareggio di Tafani nella ripresa. Iesina-Avezzano 2-2, due volte in vantaggio la formazione bianco-verde di Giampaolo, con Tariuk e con Deramo, ripresa tutte e due le volte da Pier Andrei. 0-0 tra Monticelli e l'Aquila, 2-0 del Castelfidardo a Sulmona contro il Nero Stellati, gol decisivo di Ciarcelluti che permette al Pineto di battere la capolista Matelica 1-0. 1-0 anche con gol di Petronio per il San Nicolò, di Fabio Montani che è stato nostro compagno di viaggio fino alla fine del 2017, a cui rinnoviamo l'in bocca al lupo per questa avventura che si apre nel migliore dei modi. Non avevamo dubbi perché insomma lo conosciamo, sappiamo le qualità di Fabio Montani. San Giustese Campobasso 1-0, gol decisivo di Villa. La notizia più eclatante della giornata è non tanto la sconfitta della Vastese ma le proporzioni della sconfitta della Vastese, che evidentemente trova la giornata no e perde 4-0 in casa contro il San Marino. Ceccarelli, Bugaro e due volte 5 per la formazione del Titano. E poi la Vispesaro approfitta del passo falso del Matelica, vince 1-0 contro la Recanatese e allora riapre il campionato, perché vediamo la classifica. Il Matelica comanda sì ancora, 44 punti, ma adesso ha un solo punto di vantaggio sulla Vispesaro, 43 punti. La Vastese di punti ne ha 37 e probabilmente le prime due si giocheranno la vittoria finale. 30 punti per la coppia Avezzano-San Giustese, 29 punti per il Pineto, 27 per il San Marino, 26 per l'Aquila, 25 per il Francavilla, il Campobasso e il Castelfidardo, 19 punti per la Iesina, 18 per Olimpia Agnonese e San Nicolò, 14 punti per il Fabriano Cerreto, 12 punti per Monticelli e Recanatese, 7 punti per il Nero Stellati Pratola. Vi ricordo che, e le vedete contrassegnate dall'asterisco, Francavilla e Monticelli non hanno disputato la partita prima
della pausa a ridosso delle vacanze natalizie per impraticabilità dello stadio di Castel di Lava, dove si sarebbe dovuto giocare Monticelli-Francavilla. Su questo risultato pende il ricorso del Francavilla e si attende ovviamente la decisione del giudice sportivo che, qualora dovesse rigettare il ricorso del Francavilla, ovviamente dovrà fissare la data per il recupero della gara di campionato. Partiamo subito, perché il primo servizio sarà proprio Pineto Matelica, ma io insomma volevo chiedere al presidente, che vedo sorridente e ci mancherebbe che non lo fosse, un pomeriggio davvero molto bello. Come iniziare bene un anno, presidente? Beh, è stato un pomeriggio veramente bello, fantastico, grande onore alla squadra, ai tecnici, insomma abbiamo visto un Pineto che volevamo lottare e quindi caparbiamente riuscita a far sua questa partita che sicuramente ci fa star bene. Dicevamo prima della trasmissione, con le prime di solito il Pineto quando gioca in casa non sbaglia. Avete battuto in casa tutte le prime due, le avete battute 2-1 alla Vispesaro, 1-0 al Materica. Ecco, il Mariani Pavone sta diventando un fattore in questo senso per la vostra squadra. È difficile venire a giocare al Mariani Pavone. Avete battuto anche la Vastese, avete battuto il Francavilla, insomma è complicato venire da voi. È un po', diciamo che i numeri dicono questo, però la squadra c'è tutta, è ben organizzata, è una squadra progettata per far bene, per fare un campionato di vertice, quindi il nostro obiettivo è questo, non ci nascondiamo, chiaramente il nostro obiettivo è di partecipare ai playoff, se ci riusciamo ben venga. Alessandro Lucarelli oggi era al Mariani Pavone, tra poco vediamo il servizio della nostra Roberta Di Sante. Che partita hai visto, mister? Io Matelica l'ho vista già questa è la seconda volta, Pineto un paio di volte. Devo dire che la vittoria è strameritata, perché è vero che il Matelica ha provato a imbastire un po' di azioni, a costruire dal basso, ma in realtà le azioni più pericolose sono sempre state del Pineto e poteva essere anche un risultato un po' più largo. Il Matelica sì, ha avuto un po' di predominio, naturalmente doveva recuperare un risultato negativo, però prima di fare gol c'erano già state 2-3 occasioni da parte del Pineto e oggi la concentrazione da parte della squadra, ecco, del presidente è veramente massima, e quando c'è questo secondo me sa essere cinica, come è stata poi ad Avezzano e ultimamente, perché mi sembra che abbia una striscia positiva importante e oggi ha dimostrato di essere all'altezza. Perfetto, cominciamo subito. Innanzitutto tutti ci rimproverano di dare spazio a tutti, quindi vuol dire che facciamo bene il nostro lavoro. Chi ci dice date troppo spazio all'una, chi ci dice date troppo spazio all'altra, questo è il grazie per i complimenti, ma questa è la dimostrazione che siamo davvero super partes. Partiamo subito, Pineto Matelica, Roberta Di Sante, 1-0, vediamo. Il miglior Pineto nel momento più importante. Inizio col botto per la formazione adriatica che alla prima del 2018 batte la capolista Matelica, costringendola alla prima sconfitta lontano dalle mura amiche. Nonostante i problemi di formazione, alla squalifica di Capitan Pomante si aggiungono gli infortuni pesantissimi di Zane e Pezzotti. La prova è da grande squadra, con Marianeschi all'esordio stagionale e Mariani sugli scudi. Chiozzo, con Meneghello squalificato, piazza Losicco in cabina di regia per poi affidarsi alle solite intuizioni di Gabbianelli, coadiuvato sugli esterni da Tonelli e Oliveira a supporto di Bomber Magrassi, che al quarto prova subito ad impegnare Mazzocchetti, ma la conclusione debole è preda dell'estremo locale. Un minuto più tardi ancora il centravanti raccoglie in spaccata il cross di Oliveira, ma la sfera è al lato. La risposta pinetese non tarda ad arrivare. Al settimo Ciarcelluti se ne va sulla destra e mette in mezzo per Esposito con la retroguardia che in affanno si salva in corner, ma l'occasione che ha del clamoroso è quella che capita al 18° sui piedi di Mariani, che al volo da due passi spedisce fuori la punizione di Marianeschi. Il Matelica non è quello delle ultime giornate e il Pineto cerca di mettere in difficoltà la retroguardia meno battuta del girone, attaccando alto con grande agonismo. È il preludio al vantaggio locale che arriva al 23°. Ancora una punizione
posizione di Marianeschi in area, Ciarcelluti viene messo giù e il direttore di gara De Giralmo indica il dischetto. Mariani si fa deviare la conclusione sul palo da Cherezovic, ma la sfera arriva a Ciarcelluti che in diagonale insacca l'angolino per l'1-0. La reazione del Matelica è fatta soprattutto di pressione e possesso palla, ma non riesce a pungere la squadra di Tiozzo, che ci prova da fuori al 28esimo con Malagò, ma Mazzocchetti è attento e al 32esimo rischia di incassare anche la seconda rete, ma Tomassini, sbilanciato, impatta alto. Break del Matelica al 37esimo, ancora sull'asse Oliveira Magrassi, ma sulla girata si immola Orlando. Ultimo sussulto del primo tempo, il contropiede di Mariani, che fa tutto bene salvo farsi ipnotizzare da Cherezovic. Nella ripresa in avvio il Matelica alza il baricentro e schiaccia gli abruzzesi nella propria metà campo nel tentativo di recuperare il risultato. Al 10esimo Magrassi si porta spastorlando sulla destra, ma da posizione defilata calcia alto. Al 23esimo il neo entrato a rilevare Tonelli Angelilli prova in diagonale, ma la sfera è fuori. Il Matelica ora continua a insistere, ma il Pineto controlla con ordine e autorevolezza la partita senza alcun timore reverenziale. Al 40esimo Amaulo effettua un doppio cambio, Veroni per l'infortunato Fiumara costretto in ospedale a fine partita e Gragnoli per Tomassini. E proprio per un fallo su Gragnoli al 43esimo Cuccato viene prima ammonito e poi espulso per proteste, lasciando i suoi in 10 negli ultimi minuti di una gara in cui non accadrà più nulla. Il Pineto può così festeggiare la prima vittoria del 2018 e l'aggancio alla zona playoff. Con la prima sconfitta esterna del Matelica e la vittoria della Vispesaro, si riapre invece un campionato avvincente che regalerà ancora grandi emozioni. Questo era il servizio, poi sentiremo anche le interviste, perché Luca Tiozzo dice una cosa e poi insomma, lo ascolterete tra pochissimo. Presidente, partiamo anche da un altro presupposto. Oggi al Pineto mancavano Zane, Pezzotti e Pomante. Cioè non proprio pizze fighi, come si suol dire. Mancava una grossa architrave della formazione. Questo che cosa vuol dire? E poi in realtà questa squadra ha dei valori, al di là dei valori tecnici, ha dei valori morali, interni, che riesce comunque a sopperire a determinate assenze. Beh, questo dobbiamo dare un grazie, veramente inchinarci al bel lavoro che il mister Mauro, ma anche il direttore e tutti quanti, tutti gli addetti ai servizi del Pineto Calcio stanno facendo. Dimostra un grande gruppo, dimostra che la compattezza proprio dello spogliatoio, perché manca un elemento, come hai detto, Pomante, che è un riferimento alla difesa, non è stato nessun problema. Non c'è stato, cioè Marco è un leader, però oggi incoraggiava lui da fuori campo, certo. Quindi questo è veramente una cosa molto molto bella. Dicevamo prima col mister che il Pineto oggi giocava con 6 fuori vuota, quindi chiunque è chiamato poi a giocare lo fa col massimo dell'impegno, dell'umiltà, soprattutto dell'umiltà, perché oggi incontravamo veramente una squadra molto blasonata, prima in classifica, che non perdeva la partita in casa con lo Iesi, quindi venivano da 13 risultati utili come noi, e quindi questa vittoria veramente è una vittoria di tutti. Le chiedo, ha trovato nelle settimane passate, soprattutto nei momenti in cui le cose non giravano proprio al meglio, visto che prima ha parlato del grande lavoro che ha fatto Amaro, un po' ingenerosa qualche critica mossa all'allenatore, anche al direttore generale Gianmarino, che idea si è fatto, insomma, oppure fa parte del calcio, quando le cose vanno male fa parte del calcio, e la forza di ciascuno è essere, rimanere calmi, perché il calcio ha tanta di quella imprevedibilità, no, che può succedere che perdi 2 o 3 partite di fila, però dopo le cose cambiano e ti rimetti in sesto. L'importante è aver fiducia, mantenere, come detto, gli equilibri, perché poi i giocatori ne risentono, quindi a rompere gli equilibri si fa presto, ecco, appunto, come dicevate voi, basta una sconfitta, no, critica a destra. Oggi rincuoravo il loro mister, i dirigenti del Matelica, dicendo a loro: guarda che
non è successo niente, pensate già subito alla prossima partita. Esatto. Perché una sconfitta ci può essere. Sentiamo le interviste, perché vi faccio ascoltare Luca Tiozzo, che dice, insomma, non ci è rimasto particolarmente bene come ogni allenatore per una sconfitta. Ascoltiamolo a fine gara. Mister Tiozzo, si sapeva che prima o poi sarebbe dovuta arrivare, è arrivata oggi questa prima sconfitta lontano dalle mura amiche. Che cosa non ha funzionato oggi a Pineto? Ma probabilmente, dai, non è stato il solito Matelica, ma soprattutto forse nei primi 20 minuti, poi il secondo tempo è sempre ingiudicabile perché si gioca poco, perché magari noi forzavamo giocate, loro stavano un po' a terra, perciò viene fuori un secondo tempo che è chiaramente frammentato, non si riesce a dare ritmo, è abbastanza ingiudicabile. I primi 20 minuti probabilmente non abbiamo giocato come si doveva, capendo bene la situazione, dove loro cercavano di attaccarci un po' alti e noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non benissimo. Nonostante questo abbiamo creato due o tre occasioni buone, poi dopo il gol pensavo che avessero capito che dovevano giocarlo un po' di più, che dovevano manovrare un po' di più e muoverli un po' di più, visto che loro pressavano forte la palla. Ma ha vinto il campionato oggi? No, siccome sento urlare da 20 minuti, pensavo avessero vinto il campionato. Il campionato però si è riaperto, possiamo dire così? Ma il campionato è sempre stato aperto, perciò io lo dico da sempre, cioè, non so neanche cosa abbia fatto la nostra avversaria, non so cosa abbiano fatto gli avversari, so che il Matelica ha perso 1-0, ma meritato o non meritato non lo so, credo sia stata una partita molto agonistica da parte loro, non giocata benissimo da parte nostra, o meglio, non giocata ai nostri livelli da parte nostra. Però prima o dopo dovevamo trovare una squadra che ci imbavagliava un po', loro ci hanno provato, poi insomma hanno vinto su una battuta da rigore, non ci hanno né preso a schiaffoni nella faccia, non ci hanno menato, non hanno fatto calcio spettacolo, ecco, hanno 1-0, vuol dire che hanno meritato di vincere. Ci tenevamo molto a fare una grande partita oggi, riprendevamo dopo le festività natalizie, in settimana abbiamo avuto qualche problema con qualche giocatore importante, però sapevo di poter contare su un gruppo forte, l'avevamo già dimostrato ad Avezzano, nella gara ad Avezzano, e oggi anche contro la prima della classe abbiamo fatto una grande prestazione con l'atteggiamento giusto, un'interpretazione giusta della gara, quindi una vittoria meritatissima. La prestazione è stata di gruppo importante, però parliamo magari anche di qualche singolo, c'era l'esordio di Marianeschi, diciamo positivo sicuramente. Ma sicuramente, considerato che non giocava da 5-6 mesi una partita intera, era una situazione un po' precaria anche per la squadra, però ha tenuto benissimo il campo e penso però che i meriti sono stati di tutti quelli che sono scesi in campo, perché abbiamo avuto una pressione dei ritmi alti, non abbiamo fatto giocare il Matelica in ogni zona del campo e non è facile perché il Matelica ha un impianto di gioco importante, è una squadra che quasi sicuramente vincerà il campionato, se la giocherà con la Vispesaro, e noi dovevamo fare una partita sotto questo punto di vista. L'abbiamo fatto, quindi un grande elogio ai ragazzi per l'interpretazione, però adesso finita questa gara c'era soltanto preparare la prossima, andiamo avanti di partita in partita, una vittoria che ci dà, fa crescere l'autostima della squadra, sappiamo che il gruppo è cresciuto e abbiamo bisogno di una vittoria importante, l'abbiamo fatta bene. Oh, queste le interviste dei due tecnici a fine gara, presidente, insomma ha sentito Tiozzo, ha detto che hanno vinto il campionato, ma il mister del Matelica rosica, direi un po' di sì. Peraltro io penso che in questi casi se c'è una cosa che può andare a vanto del Matelica è proprio che una squadra importante, comunque importante come il Pineto, festeggia una vittoria contro il Matelica. Dimostra quanto è forte il Matelica, non so se è d'accordo. È chiaro, questo è importante, ma non si può togliere l'entusiasmo ai ragazzi che hanno fatto una prestazione di questo tipo, che hanno battuto la capolista. È legittimo che loro festeggiassero nello spogliatoio, ma questo rappresenta la forza del calcio, l'entusiasmo di tutto. Oggi tante volte abbiamo visto festeggiare i nostri avversari che avevano vinto, ma non quando capita. Quante volte sono entrato io negli spogliatoi delle squadre avversarie, dei presidenti e amici, mi sono complimentati della vittoria, ma non è che ho impedito a qualcuno di abbracciarsi o di urlare. Ma questo è proprio calcio, poi
poi lui dopo si è ripreso. Si è ripreso. Ci siamo salutati, gli ho fatto tutti i complimenti. Dico, mi raccomando, rivince il campionato. In quel momento non aveva preso momento, proprio benissimo. Sì, in quel momento ha sofferto, diciamo, ecco, forse non si aspettava una sconfitta. Tra l'altro è arrivata in modo legittimo di una squadra che è stata al pari, al passo di un'equipe molto competitiva con Telica. Mister, vengo da te per chiederti, prima giustamente il presidente diceva siamo partiti con i soliti tanti under, vedo la distinta che ho davanti agli occhi, sono 6 del Pineto in campo, insomma chi è che ti ha stupito di più di questi ragazzi? Poi presidente le chiedo anche come sta Fiumara che è stato costretto ad andare in ospedale, chi ti ha particolarmente colpito? Ma a me mi ha colpito credo l'allenatore e la società che schierano regolarmente questi under. Perché in Serie D è vero che c'è l'obbligo dei 4, però quando poi una squadra ne gioca con 6, con 7, ti fa capire l'idea che ha di questo campionato, l'idea della valorizzazione dei giovani. È chiaro che facendo così alcuni ragazzi possono mettersi in mostra, ce ne sono alcuni bravi, e parliamo prima del terzino della Quercia, mi sembra che si chiama, della Quercia. Che non mi è dispiaciuto in fase difensiva, è stato molto bravo a arginare le avanzate del brasiliano della squadra del Matelica, Oliveira. E quindi credo che ci sia un'idea ben chiara. Adesso casomai c'erano indisponibilità, di squalifica, di infortuni, però se già Avezzano mi diceva il presidente che hanno giocato con 7 fuori quota, oggi sì, con 6 non è una novità, significa che la strada è quella giusta. Quando si parla di ragazzi, io sento molti parlare di ragazzi, poi in realtà fanno subentrare ragazzi e dicono che hanno giocato con 8 fuori quota, però durante, quando poi uno ci parte con 6, con 7 fuori quota, significa che ci crede, è diverso, un pochettino certo. Diverso. Questo Marianeschi, poi chiediamo anche al presidente, insomma le punizioni le sa battere in maniera fantastica perché due occasioni, la seconda dove nasce anche il calcio di rigore, due occasioni pericolosissime. Ma c'era già stato un altro calcio d'angolo, perché poi Amauro è molto bravo sulle palle inattive, è uno dei più bravi in assoluto della categoria, e dico che prima del gol c'erano già state due avvisaglie su un calcio d'angolo e su un altro calcio di punizione battuto molto bene. Non è un caso che il Pineto faccia gol in questa maniera, o si comunque sia crea una situazione per poter far gol e il rigore poi viene da questo. E questo Marianeschi, presidente, insomma, ha subito un buon impatto ha avuto. Sì, un bravo ragazzo, un bel giocatore, anche con tanti anni di esperienza, ho giocato con la Jesina, veniva dal Gavorrano, penso che sia stato anche a Siena, quindi porta con sé veramente un bagaglio di esperienza importante che noi sinceramente avevamo bisogno, tant'è che io ho stimolato molto il mister Mauro proprio per trovare sul mercato un elemento che facesse proprio questo, che portasse esperienza in mezzo al campo, perché all'inizio insomma ecco un po' eravamo un po' carenti. Vediamo l'episodio che di fatto risolve la partita. Il calcio di rigore assegnato dall'arbitro che è De Giralmo di Avellino. Vediamo l'episodio, calcio di punizione ovviamente di Marianeschi, pallone dentro, c'è questo, allora la rivediamo perché c'è questi 4 giocatori che si prendono a coppie. In realtà il fallo, se non abbiamo capito male, è del numero 6 cuccato su Ciarcelluti. Sì. È chiaro che quando il pallone arriva il contatto viene c'è già sbilanciato stato completamente. Sì. Eccolo qua. Vedete che anche il braccio sinistro di Cuccato è verso la schiena di Ciarcelluti e vorrebbe andare di testa. Mister, tu che rivedendolo? Sì. No, è chiaro che il difensore è in ritardo sulla marcatura di Ciarcelluti, quindi cerca di fare un fallo, di non essere visto, ma l'arbitro l'ha visto, vedi, spinge, prende posizione male nei confronti di questo attaccante, e non è quella posizione giusta per un difensore, cerca di recuperare con un fallo che però sbilancia naturalmente l'attaccante, l'arbitro stava lì, io ero presente, non ho avuto dubbi, ma non ci sono state neanche troppe proteste da parte no, di me. No, quindi quando la squadra avversaria non protesta significa che sa di averla fatta grossa. va bene, poi presidente con lei riprenderemo l'argomento perché prima stavamo dicendo mister Matelica presuntuoso antisportivo, Eating Cashet non vincerà il campionato, vedremo, la Vispesaro adesso si è avvicinata parecchio.
Poi con lei continueremo a parlare di impiantistica sportiva, perché a novembre avete inaugurato il campo Druda. Prima parlavamo del terreno del Mariani Pavone, mister, tu ne tessevi le lodi, insomma, di un campo che a gennaio, il 7 gennaio, sì, è in quelle condizioni, in erba naturale, praticamente fantastico, come se nulla fosse, come se fossimo in estate. Quindi poi nella seconda parte parleremo anche di impiantistica sportiva. Adesso però dobbiamo cambiare argomento, andare dalle note positive del Pineto alle note negative della Vastese. La partita è finita 0-4, Vastese San Marino, ce la racconta Paolo Renzetti, vediamo. Inizio di 2018 peggiore proprio non poteva esserci per la Vastese, che crolla all'Aragona al cospetto di un San Marino in giornata di grazia e vittorioso con merito a cospetto di una squadra a dir poco spenta. Un pomeriggio da dimenticare per Camerlengo e compagni dopo un girone di andata da 10 e lode. Può sicuramente starci con il terzo posto che resta saldamente in mano alla squadra di Colavitto, attesa domenica prossima dal derby del Dei Marsi di Avezzano, dove i tifosi aragonesi vorranno però vedere una squadra diversa da quella scesa in campo questo pomeriggio. Senza gli infortunati Viscardi e Cherillo, il tecnico di casa schiera la Vastese con il consueto 4-3-3. In campo dal primo minuto Iarocci al centro della difesa in coppia con Amelio. Nel San Marino del neotecnico Medri tanti volti noti e giocatori con un recente passato tra i professionisti come Pestrin e Ceccarelli. Gioca anche l'ex Varese Parma Longobardi, panchina per Miglietta non al meglio e che entrerà solo nella ripresa. Avvio di contese equilibrato con le due squadre molto guardinghe. Al 14esimo Amelio perde palla sulla tre quarti ospite, lanciando così involontariamente il contropiede sammarinese, concluso da un tiro al lato di 5. Il San Marino, ben messo in campo dal tecnico ospite, concede pochi spazi alla formazione abruzzese. Al 21esimo si rivede proprio la squadra biancazzurra con un colpo di testa centrale da buona posizione di Bugaro, che non crea problemi a Camerlengo, che però un minuto dopo sulla conclusione secca di Ceccarelli non può nulla, con il San Marino che trova il vantaggio. La squadra ospite più propositiva dei locali, che rischiano poi anche al 24esimo quando Longobardi tira alto dall'interno dell'area aragonese. La Vastese mai pericolosa cerca di scuotersi, incontrando però evidenti difficoltà nella costruzione del gioco e anche nelle finalizzazioni. Il tabellino della gara vede ancora un'occasione ospite con un tiro di Longobardi che fa correre un brivido al portiere di casa. Per la Vastese piove sul bagnato, perché al 43esimo il severo Pascariello di Lecce manda anzitempo negli spogliatoi Iodice per doppio giallo, con la squadra di Colavitto costretta così a giocare tutto il secondo tempo in 10 uomini. Al 46esimo arriva la prima vera occasione dei padroni di casa, ma fallo, dice no alla conclusione velenosa di Pizzutelli. La ripresa si apre peggio di come si era chiuso il primo tempo per la Vastese, con il raddoppio ospite di Bugaro al primo minuto in contropiede e poco dopo il tris firmato da 5, con la squadra abruzzese tutta proiettata in avanti. Una mazzata tremenda per i biancorossi di casa, che in 10 avrebbero bisogno di più di un miracolo per riaprire la gara, che invece non regala molte emozioni, con gli ospiti a controllare il match, che vede al 13esimo un colpo di testa al lato di Leonetti e poi noia e sbadigli. Al 19esimo ci riprova la squadra di casa con una bella punizione di Fiore, a cui Fall dice ancora no. Poi al 37esimo arriva il poker ospite con 5, che segna così una doppietta facendo partire i titoli di coda del match, che termina con il successo degli ospiti per 4-0 e la seconda sconfitta interna stagionale dei biancorossi, che all'Aragona avevano perso solo ad inizio di stagione con la capolista Matelica. Colavitto è iniziata con una sconfitta, il nuovo anno, una battuta d'arresto arrivata al cospetto di un San Marino che vi ha messo in grossa difficoltà oggi. Sì, diciamo che oggi non siamo entrati in campo come è stato nostro solito entrare, però possiamo dire anche che qualche episodio, il primo tempo, ti ha girato non per il verso giusto. Nel corso di un'annata purtroppo qualche scivolone ci può stare, in effetti questi ragazzi gli si può dire solo un grazie per quello che stanno dando dal 27 luglio, quindi logicamente sono 20 giorni che non respiravamo l'erba del nostro campo, e quindi però
ha dato merito al San Marino di aver fatto un'ottima partita e aver approfittato del minimo errore all'inizio per poi castigarti, perché ha fatto un Eurogol. Domenica c'è questa gara di Avezzano che non è una gara come tutte le altre per i tifosi. Sì, è sempre un derby, quindi alla fine sarà una partita che comunque le tifoserie sentono, ma comunque i ragazzi devono staccare la spina oggi, domani e dopodomani, poi ci penso io all'Avezzano a preparare la partita, cercare di prepararla nel migliore dei modi. Medri, complimenti, perché oggi abbiamo visto qui all'Aragona una signora squadra, il San Marino, che è riuscito ad imbrigliare una squadra che non perdeva da 3 mesi e che era reduce da 3 mesi di risultati positivi. No, faccio i complimenti alla mia squadra perché ha interpretato molto bene quello che erano state le nostre direttive in settimana. Abbiamo cercato di preparare e di fare una partita importante, i ragazzi l'hanno interpretata in maniera perfetta e credo che si sia visto anche una signora squadra, molta qualità, a dispetto di una signora squadra, ribadisco, perché secondo me la Vastese è una delle squadre più forti di questo campionato, lo sta dimostrando. Secondo me abbiamo fatto un primo tempo importantissimo, un primo tempo dove siamo andati al tiro 5-6 volte e abbiamo solo fatto un gol, se vogliamo, subendo praticamente nulla. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto un impatto incredibile. Faccio complimenti a questi ragazzi che lavorano duro ed è giusto che comincino a raccogliere quelle soddisfazioni che magari nel girone d'andata per mille motivi non ci sono state. Dunque 0-4 per il San Marino, mister, l'impressione, e ce l'hanno anche scritto da casa, oltre al fatto che voglio il presidente Brocco a Basto, però l'impressione è che, guardiamo la classifica, la Vastese oggi abbia perso un'occasione quasi irripetibile, perché insomma non è facile che il Materica si fermi. Oggi lo ha fatto, non lo faceva dalla terza giornata, e proprio nel giorno in cui si ferma il Materica cade sonoramente anche la Vastese. Avesse vinto oggi staremmo parlando di un campionato a tre, di una corsa a tre. Sì, quello sì, però bisogna stare sempre coi piedi per terra. La Vastese sta facendo un grandissimo campionato, la vera sorpresa di questo campionato, avrebbero firmato tutti per quella posizione in classifica. E questa sconfitta si vede dall'immagine, che è proprio stata una giornata, no, la classica giornata di inizio anno, dove i 15-20 giorni di sosta hanno un po' fatto perdere evidentemente la condizione, il ritmo gara, la convinzione, e quindi il mister, che sicuramente è bravo, saprà sicuramente rimettere a posto le cose. Però ecco, a vederla così la classifica rimane sempre un'ottima classifica, il rammarico ci può stare, ma la Vastese non è all'altezza del Materica, del Vispesaro come organico, secondo me. Sta facendo qualcosa di più perché bravo il mister, i ragazzi sicuramente stanno dando tutto, però l'organizzazione sta dando i suoi frutti, secondo me. Dici che a livello proprio di singoli giocatori, di rosa complessiva, ha qualcosa di meno delle prime due? Credo di sì, io non ho visto la Vispesaro, ho visto il Materica, qualcosa sicuramente in meno ce l'hanno ma è così per tutte le squadre, Vispesaro e Materica hanno qualcosa in più. Sembrava un po' l'Avezzano, anche se però troppo distante poter fare qualcosa. Stesso Pineto, un'ottima squadra, secondo me, no? Sta facendo il suo campionato. Ecco, però Materica e Vispesaro rimangono in assoluto le squadre che hanno qualcosa in più. Presidente, se l'aspettava insomma un inizio shock per la Vastese in questo modo, una squadra che ci aveva stupito nella prima parte di stagione, che voi avevate battuto sempre perché il Mariani Pavone difficilmente si passa, però insomma che aveva regalato grandissimi risultati in questa prima parte di stagione. No, davvero un pomeriggio storto. È stato un pomeriggio sicuramente storto, mi dispiace molto per la Vastese, per tutti, per gli sportivi e soprattutto per il mio amico Franco Bolan, ma anche il mister Colavitti, insomma. Una giornata no, ci può stare, bisogna rimboccarsi le maniche subito da lunedì, cancellare questa partita episodica e riprendere quel cammino che hanno fatto finora. Non è che adesso in 90 minuti si può cancellare tutto il ben fatto dalla Vastese. Eh sì, lo dicevamo prima, è bello il brutto del calcio. È poi andata male oggi, c'è stata un'espulsione, sono rimasti in 10. Sì. E ha avuto la fortuna di quel gol, no? Un euro gol. Forse tirava uno normale, andava fuori, sì, o lo prendeva il portiere.
Cioè il calcio è affascinante proprio per queste cose qui, cioè per quelle cose imprevedibili. Certo. Andrea, vengo da te. Insomma, hai sentito Colavitto che ha detto, anche un tono un po', se vogliamo, quasi minaccioso, però ha detto una cosa intelligente. Oggi, domani e dopodomani, ragazzi, è giusto che stacchino, poi ci penso io a preparare il derby con l'Avezzano. Adesso è giusto resettare completamente, che i ragazzi non ci pensino più a questa partita. Beh, è un modo di gestire le cose che non mi sorprende, perché lui è uno che getta acqua sul fuoco nel momento di massimo entusiasmo. Ricordiamo in quella serie di vittorie diceva l'obiettivo è la salvezza, quasi a smontare l'entusiasmo che giustamente c'è nella piazza. E ora che invece ci si potrebbe deprimere dopo un risultato così clamoroso, dopo questo tonfo casalingo, cosa fa? Nessuna dichiarazione sopra le righe, contro giocatori, ambiente, nella maniera più assoluta, ma ancora una volta si mette davanti lui, protegge i giocatori, devono staccare, poi ci penso io. È in linea con quell'allenatore che abbiamo conosciuto finora e che dà una lettura sempre un po' contraria rispetto a quello che il momento direbbe. Vedremo se poi ad Avezzano effettivamente la Vastese saprà essere quella che abbiamo ammirato nel 2017. Assolutamente, peraltro domenica prossima due derby, ma uno bellissimo al Dei Marsi di Avezzano, tra Avezzano e Vastese. La Vastese, non giriamoci intorno, si è indebolita con le partenze di Cristaldi, Bagaglini e Colitto. Peraltro, stavo dimenticando, non so Presidente se lei è un po' preoccupato, ha visto il San Marino, insomma la settimana prossima c'è San Marino Pineto, un po' preoccupato lo è dopo aver visto che cosa ha combinato. Poi andiamo a Vasto poi. Eh sì, poi è andato a Vasto. Intanto Andrea, vogliono un tuo commento sul Pineto anche. Il Pineto, io mi sono espresso in tutte le circostanze, è una squadra molto... aspetta che il microfono... sto risistemando. Okay. È una squadra molto solida, vedo che ogni tanto arriva un messaggio, no, a Mauro che non sarebbe all'altezza della situazione, lo è invece. E non è un caso che le squadre migliori del campionato col Pineto soffrano. Io lo dico sempre, il Pineto va in difficoltà o non si esprime al massimo con le squadre medio-piccole, con le grandi tende a fare la partita perché c'è un grande studio dell'avversario e il Pineto sa adeguarsi bene all'avversario e lo sa imbavagliare. Tiozzo oggi ha detto per la prima volta, doveva accadere prima o poi, dovevamo trovare una squadra che ci metteva in difficoltà e ci annullava sostanzialmente, e così è stato. Non mi sorprende che questo sia avvenuto tramite il Pineto, perché ripeto, è una squadra che si sa adeguare bene agli avversari, soprattutto se sono forti. Laddove c'è grande responsabilità nel fare la partita, quindi soprattutto contro le piccole, lì questa squadra può soffrire. Ecco perché bisognerebbe probabilmente migliorare un pochettino anche nella strutturazione della squadra, nel migliorare la qualità dell'attacco, perché avere giocatori di un certo livello possono aiutare a portare a casa quelle partite dove le difese avversarie fai fatica a scardinarle. È vero che il Pineto aveva dei giocatori di questo tipo, Bisegna in particolare, Napolano, ma evidentemente non hanno reso per quello che ci si aspettava, e lì davanti comunque a inizio anno serviva e serve un centravanti di altro tenore. Se si faranno questi aggiustamenti, probabilmente il Pineto potrà ambire addirittura alla vittoria del campionato. Resta una squadra ben costruita che può assolutamente fare i playoff. Le annotazioni che faccio sono in un'ottica di migliorare la squadra addirittura per lottare per il primo posto, però questa è un'ottima squadra e i risultati, la serie aperta che ha il Pineto, parla chiaro. Presidente, è d'accordo con l'analisi di Andrea? O quanto? Andrea sì, ha fatto una buona disamina del nostro gruppo. Cioè il Pineto è una squadra maestra quando deve giocare sull'avversario. Oggi stiamo dimostrando questo. Io mi auguro che ci sia continuità, no, a queste prestazioni fatte con quelle squadre che si definiscono grandi. Per me le squadre
sono tutti uguali, poi dipende da come, gira la palla. Esatto, no? Perfetto. Quindi non vorrei discriminare quelle squadre che hanno dei punteggi più bassi e che noi abbiamo lottato. Faccio il caso, ecco, quando siamo andati a Matelica, a Castelfidardo, cioè abbiamo fatto delle battaglie infinite, terminando le partite sul pari. E quelle per me sono state importanti, quelle a Iesi, dove il Pineto è uscito con gli applausi del pubblico, con i consensi di tutti gli addetti. Quindi sicuramente è una squadra ben strutturata. Io ho molta fiducia dei giocatori, sia dei nuovi che sono arrivati, sia degli altri che stanno con noi dall'inizio del campionato, quindi mi auguro di stare più su possibile. Dove si possa arrivare non lo so, l'obiettivo è quantomeno arrivare ai playoff. Perfetto, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, tra poco il servizio, appena rientriamo, di Esina Avezzano finita 2-2, a tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, andiamo al Pacifico Carotti di Iesi, finita 2-2 tra Iesina e Avezzano, il servizio è firmato per noi da Andrea Costantini. L'Avezzano resta in clima natalizio e nella prima del 2018 regala due gol e un pareggio alla Iesina. 2-2 al Carotti, con i marsicani incapaci di gestire due situazioni di vantaggio e la superiorità numerica negli ultimi minuti. Iesina brava a restare sempre in partita e a portare a casa un punto che fa morale e in parte classifica. Il tecnico marsicano Giampaolo è privo di Persia, Crassi lo squalificato Menna, c'è Tariuk al centro della difesa, mentre Bisegna affianca Bianciardi in mediana nel classico 4-4-1-1 molto offensivo. Nella Iesina, seconda panchina per il neotecnico, il rosetano Daniele Di Donato, che lascia in panchina Trudo e vara un 4-3-3 con Carotti in regia e l'ex Atria e Celano Valdés nel tridente con Cameruccio e Pierandrei. Proprio di quest'ultimo la prima conclusione al terzo minuto. Pochi minuti di rodaggio e l'Avezzano prende in mano le redini del gioco. Tavoni con un colpo di reni sventa il tiro cross di Pellecchia e poi blocca al nono il sinistro centrale di Cerone. Deramo è attivissimo, reclama un rigore al dodicesimo, poi al quattordicesimo viene atterrato da Cameruccio che si prende anche l'ammonizione, punizione calciata da Cerone. Tavoni respinge corto e Tariuk in posizione di centravanti insacca il vantaggio marsicano 0-1. Sembra tutto facile per la squadra di Giampaolo. Dos Santos sparacchia dal limite, quindi al ventesimo si riaccende Deramo che pennella la sua maniera e per un soffio non trova un gol capolavoro. Il primo tempo dell'Avezzano finisce qui, la Iesina si mette in partita e con Cameruccio al 24esimo trova il pareggio che viene annullato per la posizione di fuorigioco attiva di Pierandrei che non tocca ma il suo movimento inganna Lombardi. Ultima parte del primo tempo molto spezzettata e i marsicani faticano a digerire questo tipo di gare. Al 42esimo Parasecoli alza troppo la mira al culmine di un'azione di ripartenza Leoncella che fa calare il sipario sulla prima frazione. La seconda si riapre con un cambio ordinato da Di Donato, Trudo al posto di Sassaroli e Cameruccio portato esterno basso e soprattutto si riapre col pareggio della Iesina. Lombardo potrebbe sbrogliare, invece continua a portare palla. Pierandrei gli soffia la sfera e batte agevolmente Lombardi. 1-1 e inerzia della partita decisamente cambiata, tanto che al terzo minuto lo stesso Pierandrei per poco non ribalta il risultato. Il palo gli nega il gol del 2-1. Ci prova anche Trudo all'ottavo, tiro secco ma centrale, blocca Lombardi. Al dodicesimo momenti di tensione in campo quando Pellecchia tira dal limite con un giocatore di casa, Zannini, che era a terra. L'esterno marsicano viene attorniato dai giocatori iesini, poi torna la calma senza l'uso dei cartellini da parte di Vogliacco di Bari. Nel momento di massima difficoltà però proprio Pellecchia al diciannovesimo ispira l'azione del nuovo vantaggio dell'Avezzano. Serve un pallone per Besana in sovrapposizione, cross basso per Deramo che sbuca dalla parte opposta e gonfia la rete, difesa da Tavoni, 1-2 e sesto gol per il gioiellino biancoverde. L'Avezzano torna in controllo, anche Pellecchia ispiratissimo e un suo spunto al 34esimo causa il secondo giallo per Parasecoli, la cui espulsione lascia in 10 la Iesina. Cerone calcia alto la seguente punizione, ancora Pellecchia al 40esimo, botta mancina alta di un soffio. L'Avezzano è in totale controllo delle operazioni, Matariuk al 90esimo la combina grossa, secondo regalo che la Iesina scarta. Trudo serve Pierandrei che di potenza scarica il 2-2 che fa esplodere il Carotti. E non è finita perché la Iesina prova nel recupero ad approfittare di uno sbandamento dell'Avezzano che dal canto suo all'ultima azione ha con Acatullo il match point, salva Tavoni e per il centravanti c'è il cartellino giallo per simulazione. Finisce 2-2, premiata la prestazione gagliarda della Iesina, all'Avezzano non resta che fare un grosso mea culpa.
Giampaolo, le feste di Natale sono alle spalle, ma oggi l'Avezzano è stato un po' Babbo Natale. Sì, è stato ingenuo su alcuni episodi, soprattutto sul primo gol, lì abbiamo regalato questo pareggio, ma anche poi sul secondo, in 11 contro 10, dovevamo gestirla meglio la partita. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, loro ci hanno recuperato, siamo stati bravi ad andare di nuovo in vantaggio, in 11 contro 10 la partita doveva essere gestita meglio. Grosso rammarico, perché potevamo portare a casa 3 punti che erano fondamentali. Gestione ok, ma poi si tratta anche di 2 errori individuali. Eh sì, l'errore individuale purtroppo in una partita di calcio ci sta, no? Voglio dire, per cui bisogna stare attenti, bisogna essere sempre concentrati, perché sapevamo che la Jesina, anche con il cambio di allenatore, è una squadra dura, difficile da affrontare. E noi, ripeto, dovevamo gestirla meglio, perché a 3-4 minuti alla fine, 11 contro 10, la partita la devi portare a casa. Primi 20 minuti molto bene, poi quando la partita si è sporcata e diventata più fisica avete sofferto. Sì, è vero, anche a causa del campo che era molto allentato, per cui noi siamo una squadra tecnica, di conseguenza quando incontriamo questi campi qui andiamo un po' in difficoltà, perché non abbiamo fisicità su alcune zone del campo. Però la squadra nell'arco dei 93-94 minuti è entrata con il piglio giusto, ripeto, l'unica delusione, l'unico rammarico è stato che non dovevamo assolutamente prendere il secondo gol. Di Donato, una prestazione coriacea da parte della Jesina, premiata poi con il gol del 2-2. Sì, i ragazzi sono stati incredibili, hanno voluto a tutti i costi portare a casa un risultato positivo e nonostante l'inferiorità numerica, l'inferiorità di un gol, siamo riusciti a portare a casa il punto che volevamo. Sono stati bravi e faccio i complimenti ai miei ragazzi. Ecco, cosa è cambiato dal suo avvento? Ma sicuramente sto cercando di trasmettere quella voglia, quella fame che una squadra che si deve salvare deve avere. Bisogna lottare su ogni pallone, forse bisogna essere meno belli e più pratici. Ecco, Di Donato ha appeso gli scarpini al chiodo da poco tempo, quindi insomma quella rabbia la ricorda bene e sta cercando di trasmetterla. Ma io cerco di trasmettere le mie esperienze. D'altronde il calcio è fatto di corsa e sacrificio. Se non metti questi non vai avanti. Quindi cerco di trasmettere quella forza, quella fame che serve. Oh, pareggio beffardo dunque per l'Avezzano. Ora non so che cosa ne pensano i nostri ospiti, e parto dal mister e poi al presidente, però non so se siete legati ancora, mister, all'idea del difensore quando la palla è in area di rigore, un bel calcione fuori dallo stadio, e chi si è visto si è visto. Adesso insomma, tra portieri, difensori, con questo fatto di non buttare via la palla, poi si rischia di fare la frittata come è capitato a Lombardo. Sì, diciamo che di norma a molti allenatori, anche a me, piace che il difensore non la butti la palla. Ok. Perché altrimenti non si costruisce nulla dal basso e diventa una partita di calcione invece che di calcio. E in realtà credo che ci sia mancata un po' di comunicazione da parte di un giocatore di reparto che doveva avvisare dell'arrivo dell'attaccante e quindi di liberarsi del pallone. Quello sì, credo che sia mancata più la comunicazione più che la tranquillità, l'eccessiva tranquillità da parte del difensore dell'Avezzano, che in altre occasioni hanno sempre provato a giocare. Io l'ho vista giocare l'Avezzano, loro la squadra che ci prova, gioca dal basso, costruisce, e è chiaro che quelle cose ti rimangono. Lì secondo me è mancata la comunicazione da parte di un altro compagno di reparto. Nel secondo gol invece sì, è chiaro che c'è stato un errore proprio di tecnica individuale, scomposta, un'azione proprio sbagliata da parte di un difensore dell'Avezzano che ha permesso poi il pareggio. Presidente, avesse subito un gol del genere, che cosa avrebbe detto il suo difensore? Vabbè, la prossima volta va bene, oppure la prossima volta. Mi raccomando, buttala fuori dallo stadio. Ma mister, penso che abbia detto le cose giuste, ma gli attaccanti segnano un sacco di gol proprio per gli errori degli avversari. Se non ci fossero gli errori, se non ci fossero quelli. Sì, no. Sì, certo. A me certo, dispiace certo. Che l'Avezzano ha dovuto subire 2 gol proprio, capito, con altrettanti errori, però. Capita certo. Spesso. Capita. Il pareggio con l'Aquila al 96esimo, Pumante Marco. Sì, sì. Bravissimo, 20 anni di esperienza.
un fallo fuori che se lo poteva risparmiare. Certo. Caso voluto, caso voluto, al 96esimo. Boldrini gol. Boldrini all'incrocio di pali, pazzesco. Sì. No? Vero. Ma vero. Se lui metteva la sua esperienza, no. Proteggeva la posizione. Quindi ha fatto un errore di... ma che dobbiamo dire? Certo, certo. Che dobbiamo dire? Andrea! Sì, intanto, allora, sull'episodio di Lombardo... Lì c'era stato già un errore di due compagni di reparto. Quella palla era passata e lui era stato bravo a stringere e a venire a prendere quel pallone. E a quel punto, come ha detto Lucarelli, probabilmente nessuno gli ha detto: guarda che sta arrivando l'attaccante, liberati della sfera. Lui ha cercato, nell'ottica appunto di giocare la palla dal basso, ha tenuto quella sfera e poi è arrivato Pierandrei che lo ha bugerato. Altrimenti lui aveva fatto bene un movimento per andare a coprire l'errore di un paio di compagni. Invece il secondo è stato proprio un errore, un liscio di Tariuk, che aveva giocato fin lì bene, aveva segnato anche il gol del 1-0. Lì purtroppo forse un po' di stanchezza per un giocatore che non è abituato ai 90 minuti e ha lisciato una palla che voleva invece in questo caso sì rinviare, allontanare, e invece l'ha mancata e ha spianato la strada poi a Trudo. Però ho visto un messaggio: Paris caccia Lombardo. No, io Lombardo tutte le volte che l'ho visto ha fatto ottime partite, anche oggi aveva tenuto molto bene il campo sulla fascia sinistra con Deramo, e quella è stata una leggerezza, ma che non va fatta, però non si può cancellare il fatto che stia facendo un bel campionato. Certo, Andrea, erano tornati a disposizione Pellecchia, Cerone e anche Di Curzio, però Avezzano con problemi a centrocampo, mancavano Persi e Kras. Innanzitutto, guarda questo messaggio: Paris caccia Paris. Beh, questo è troppo, però insomma apprezziamo l'ironia. Ha giocato Bisegna oggi al posto di Persia, c'era anche la soluzione D'Ambrosio, che è un mediano più mediano rispetto a Bisegna, ha fatto una squadra molto offensiva. Sì, esatto, mancava anche Menna, e infatti ce lo dicono da casa. E ha giocato Tariuk, che ha anche fatto gol. Però, come ho detto nel servizio, finché si è giocato a calcio, l'Avezzano ha dimostrato la sua superiorità. Oggi Pellecchia e Deramo stratosferici in particolare. Quando la partita si è sporcata, e abbiamo condiviso questa riflessione con Giampaolo, quando è diventata più fisica, più cattiva, lì l'Avezzano un po' più ha sofferto. Però alla fine l'aveva portata a casa, 11 contro 10, in vantaggio, occasioni per il terzo gol, superiorità numerica, e poi è arrivata quella incertezza che ha vanificato il tutto. Sarebbe stato un successo molto molto importante per iniziare l'anno, e così non è stato. E settimana prossima c'è, insomma, Andrea, questo derby al De Marsi. A questo punto chi arriva meglio? Forse l'Avezzano, anche se oggi è reduce da un 2-2 beffardo? Però l'Avezzano ha fatto due sconfitte, e oggi questo pareggio che... è una grossa delusione, somiglia più a una sconfitta che a una vittoria. E Navastese, se cancelliamo la giornata di oggi, ha fatto un girone d'andata stratosferico per quelli che erano gli obiettivi della squadra di Bolami. Non penso che ci sia una squadra che arriva meglio dell'altra. Sono due squadre che per motivi diversi devono riscattarsi. Tre partite senza vincere l'Avezzano e una partitaccia, la peggiore della stagione per l'Avastese. Quindi è una partita che sarà caricata da questo aspetto. Due squadre che stanno facendo sì bene, ma che devono riscattarsi. Dopo, mister, parliamo con te sulle prospettive di questo derby bellissimo che ci aspetta. Però adesso andiamo a vedere lo 0-0 dell'Aquila a Castel di Lama contro il Monticelli. Finisce senza reti il servizio di Stefano Recanati. Un pareggio giusto, quella della prima giornata di ritorno tra Monticelli e l'Aquila al comunale di Castel di Lama, con le squadre che hanno giocato una partita maschia e a viso aperto. Monticelli, rinforzato nel mercato di riparazione per dare una sterzata alla stagione, ha aggregato al gruppo nelle ultime ore l'ex Martinsicuro e Francavilla Guido Galli, subito in campo. L'Aquila, settima in classifica, è una delle sorprese del campionato, visto che la squadra di Battistini sta affrontando un ottimo campionato con una situazione societaria molto difficile. Torna a disposizione dopo un lungo infortunio l'attaccante degli Ulis, schierato subito dal mister Battistini. Al minuto 8 la prima conclusione della partita a tinte rosso-blu, con Luci che dai 30 metri fa
partire il destro, che si spegne alto di poco. Subito risposta del Monticelli al decimo minuto con il numero 10 Margarita, che si coordina in area di rigore, ma la conclusione si perde alta. Al tredicesimo ancora Monticelli, ancora con Margarita, che va via al diretto avversario aquilano, cross al centro d'esterno, ma un importante intervento di Esposito sbroglia tutto. Al diciottesimo ancora Monticelli, ancora Margarita su punizione, ma questa volta la mira dell'attaccante è imprecisa. Al ventiquattresimo occasione per la squadra di Battistini. Dalla destra Boldrini entra in area e di destro conclude a rete, ma la supera la risposta d'istinto del numero 1 di casa. Al ventottesimo ancora Boldrini, il numero 10 dell'Aquila ci prova, elude con una finta il difensore biancazzurro e poi con il sinistro calcio in porta para a terra l'estremo di casa. Ma l'occasione di questo primo tempo più ghiotta capita al 35esimo sui piedi, o meglio sulla testa di Galli. L'ex Villa, da azione di corner, svetta solo in aria ma non inquadra lo specchio della porta. Ripresa subito con un cambio per la squadra di casa, con Ciabuschi che sostituisce Margarita, il più pericoloso dei suoi nel primo tempo. Episodio da Moviola al secondo minuto in area Monticelli. Pupeschi calcio indisturbato con la palla che sbatte sul braccio del capitano Sosi prima di essere allontanata dall'area di rigore. Al tredicesimo occasione per l'Aquila, errato schema di fuorigioco della squadra di casa, ne approfitta Padovani che sul più bello si incarta con il pallone nell'indecisione di calciare in porta o servire il compagno che arrivava da dietro. Al sedicesimo Ibe rileva il rientrante De Iulis, buona la sua partita, passa un minuto e lo stesso Ibe potrebbe portare in vantaggio gli abruzzesi, ma sul tiro di Rucci la sua posizione è in fuorigioco. Al ventinovesimo occasione per l'Aquila, cross dalla sinistra di Steri che attraversa tutta l'area di rigore, raccoglie la sfera il nuovo entrato Boucher che spara alto sulla traversa. Al trentottesimo altre proteste per i ragazzi di Battistini, Ibe entra in aria, serve la corrente Boldrini, ma il tiro viene ribattuto dal numero 11 Valoriani tra le timide proteste dei ragazzi rossoblù. Si arriva così alla fine della partita e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro Daniele Cannata di Faenza decreta la fine della partita. Prossimo impegno dell'Aquila al Gran Sasso d'Italia contro la Vispesaro. Beh, per il risultato sicuramente, non per il gioco, non per come siamo espressi in campo. Credo che la partita l'abbiamo fatta in lungo e largo, abbiamo concesso praticamente niente all'avversario e abbiamo creato tante occasioni da gol. Un peccato, mi spiace per questi ragazzi perché al di là di tutto quanto stanno lavorando veramente alla grande, si vede sul campo, si vede come si muovono, come reagiscono a tante cose. E i tre punti di oggi sarebbero stati oltre meritati anche un giusto premio per questa partita. Però c'è da dire che abbiamo incontrato un avversario molto ben organizzato, lo sapevamo, che ci lasciava pochi spazi in certe zone di campo, che ha usato tutti i mezzi disponibili per fare il risultato, come giusto che sia sportivamente. E quindi faccio un in bocca al lupo a mister Stallone, mio amico, per il raggiungimento di questo obiettivo e incito i miei ragazzi a non mollare perché dobbiamo continuare a fare prestazioni. Questa su 18 partite è la 17esima prestazione positiva che questa squadra fa, quindi abbiamo un grande piacere. Avevo pronosticato molte più difficoltà di quelle che in realtà abbiamo avuto, peccato non aver avuto la freddezza, la forza, anche un pizzico di fortuna di fare gol quando dovevamo, perché le occasioni ne abbiamo avute. Ah, devo dire, a essere onesti, abbiamo incontrato una grandissima squadra, una squadra muscolare. Abbiamo secondo me sofferto un po' il campo pesante, essendo noi non molto strutturati fisicamente, soprattutto nella zona centrale del campo. I ragazzi come al solito sono stati encomiabili, abbiamo ribattuto colpo su colpo, pareggio alla fine diciamo che può essere giusto, ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, qualcosa magari in più loro, però va bene, siamo soddisfatti, è il quinto risultato utile consecutivo. Questi sono gli aspetti su cui dobbiamo andare a lavorare, sull'entusiasmo, gruppo completamente nuovo. Abbiamo finito la gara con 8 undicesimi under, i nuovi arrivati si sono dimostrati utili alla causa e quindi dai, ripartiamo da oggi consapevoli che ce la possiamo fare. Abbiamo avuto migliaia di problemi ai quali abbiamo fatto fronte con grande umiltà, con grande sacrificio, con grande lavoro. Abbiamo fatto una sosta dove abbiamo lavorato duro e niente, adesso abbiamo trovato le componenti che secondo noi sono necessarie per poter lottare fino alla fine. Ripeto, le squadre che incontreremo sono tutte così, quindi lo sappiamo bene, però siamo anche convinti che ce la possiamo giocare con tutti e speriamo alla fine di poter festeggiare. Pareggio per l'Aquila, 0-0 contro il Monticelli. Peraltro tra poco vedremo anche un episodio da Moviola su un tiro se non erro di Pupeschi. Ce lo abbiamo, Maurizio, lo facciamo vedere subito. Fallo di mano in area del Monticelli su un tiro di Pupeschi, lo rivediamo. Un difensore del Monticelli, a me però non sembra fallo di mano, chiedo conferma, sembra che la prenda con
con la coscia e poi con il petto, non c'è assolutamente fallo di mano, almeno questa è la sensazione. Presidente, d'accordo? Vedendolo da vicino? Sì. Vediamo un po' più... No, c'è un'altra ancora più vicina, Maurizio. La prossima clip è ancora più vicina. Ecco qua. Sembra che l'allunga il braccio. Non so se... No, lo prende, dai. Lo prende col braccio? Ho sbagliato io nella prima sensazione? A me sembra cosciamana. Quasi. A me sembra cosciamana. C'è stato un rimbalzo dal corpo sul braccio per caso? No. O è diretto? A me sembra prima coscia e poi mano. Anche se Sosi è impallato da un compagno di squadra, quindi non riusciamo a capirlo fino in fondo. Eh sì, è impallato dal numero 5 che non ci fa vedere perfettamente la dinamica. Peraltro è molto ravvicinato il tiro e quindi anche sarebbe stato comunque difficile. Io ho la prima sensazione, però ammetto forse probabilmente di aver completamente ciccato, e questo va, mi fa capire quanto è difficile anche per un arbitro, perché io l'ho rivisto più volte adesso, l'arbitro lo vede una volta sola e io avevo completamente magari sbagliato interpretazione. Immaginate chi lo vede una volta sola a velocità normale. Lo rivediamo per l'ennesima volta, giusto perché a velocità normale a me sembrava proprio di no, però probabilmente ammetto di aver completamente sbagliato interpretazione, se così dovesse essere. Maurizio, riusciamo a rivederlo? Ok. Possiamo? Ok, va bene, andiamo avanti, non è importante. Buonasera a tutti, vogliamo fare gli auguri di buon anno a tutti gli ospiti, conduttori e operatori di TV6, un saluto Luca Di Pasquale, ciao Luca, un buon anno e anche a te da parte non solo nostra ma anche di tutta la redazione. Eccolo qua, lo rivediamo e io continuo ad avere... parecchi dubbi. Diciamo, noi sono 10 volte che adesso lo vediamo e non siamo convinti, quindi durante la partita penso per l'arbitro è ancora più difficile. Può sembrare, bisogna vedere l'arbitro come era messo in posizione sul campo, ma è difficile in effetti, sì, l'impressione è che colpisca prima la coscia, poi vada sulla poi mano che viene rimbalzo sulla mano che va dietro, però forse ho capito perché protesta l'Aquila. Attenzione, vediamo, riusciamo a fermare nel momento in cui il pallone si scopre, quando ok, andiamo avanti. Allora, c'è quel movimento del braccio sinistro. Andiamo nella prossima che è più vicina, Maurizio. Andando avanti di fa. Ecco qua. Guardate quando il pallone scopre, cioè esce fuori dal numero 5. C'è questo movimento del braccio sinistro di Sosi all'indietro, che è come se volesse togliere il braccio perché sa di averla colpita. Ma lo ripetiamo, è solo un'interpretazione la nostra, Ci mancherebbe, che potrebbe essere altrettanto fallace, così come fallace era la mia prima, che avevo detto probabilmente una castroneria senza precedenti. Quindi, però questo è, rivedendolo, potrebbe essere una parziale interpretazione. Grazie Presidente, anche quest'anno siamo salvi, aspettando la crescita del settore giovanile, per il momento va bene così, Vastese dipendente. Allora... adesso ci vediamo il servizio del pareggio del Francavilla a Fabriano Cerreto, 1-1, è finita nelle Marche, vediamo. Il Francavilla inizia l'anno con un pareggio allo stadio Aghetoni di Fabriano, resta con un po' di amaro in bocca la squadra di Ervese che, benché in inferiorità numerica, è prima andata vicina al colpo del KO e poi ha incassato la rete dell'1-1 che rimanda l'appuntamento con la prima vittoria del 2018. Un peccato per il sodalizio del patron Candeloro, senza Amente e Fofanà e con l'esordio del neoacquisto di Cecco posticipato domenica prossima, Ervese schiera in avanti il serbo Alexic arrivato dal Taranto in coppia con Zerbo. C'è Milizia in mediana, nel Fabriano c'è Zuppardo in avanti con Peronullo, in campo anche l'ex aquilano Ibogio. La cronaca dell'incontro parte al minuto 8 quando Romeo atterra in area Peronullo per Faraon di Conegliano e calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Zuppardo che spara alto sopra la traversa. I giallorossi rispondono all'11° con Milizia dal limite dell'area, ma la sua rasoiata esce di un soffio al lato. Al 21° il Francavilla passa in vantaggio, bel pallone di Mele che taglia fuori tutta la difesa del Fabriano Cerreto. Zerbo tocca con la punta del piede superando Monti. La palla
palla si stampa sul palo interno, rimbalza oltre la linea di porta ed esce, ma il direttore di gara assegna immediatamente la rete tra le proteste dei locali. Fino alla fine del primo tempo i francavillesi gestiscono il vantaggio senza alcuna preoccupazione. Dopo 2 minuti di recupero termina la prima frazione di gara. Ad inizio ripresa però si complica la gara del Francavilla. Zerbo al 53esimo minuto viene espulso dal direttore di gara per un presunto fallo su Tafani. Rosso diretto per l'autore del gol del vantaggio giallorosso. Nonostante l'uomo in meno, gli abruzzesi si rendono pericolosi al 58esimo con Palumbo che si divora il possibile gol del 2-0 su assist di Banegas. Miracoloso nell'occasione Monti. Alza il ritmo il Fabriano, ma solo al 75esimo minuto riesce a trovare il gol del pareggio. Sugli sviluppi di un corner Tafani svetta di testa e insacca le spalle di Spacca. L'ultima emozione della gara, il Francavilla gestisce le sortite offensive del Fabriano senza alcun pericolo. Prossima gara al Valle Anzuga domenica prossima con i nerostellati in attesa di conoscere il responso della gara non giocata con Monticelli, sulla quale pende proprio il ricorso del Francavilla. Se il giudice sportivo non lo dovesse accogliere, si provvederà a fissare la data del recupero. Un punto guadagnato o due persi? Ma sinceramente, 2 punti persi. Come ho detto prima ai tuoi colleghi, non siamo abituati mai a commentare gli errori arbitrali, perché comunque durante l'anno certe cose possono capitare a favore o a sfavore, però oggi sinceramente su certe cose, su certi episodi l'arbitraggio ha lasciato molto a desiderare. Vedi il calcio di rigore che ha fischiato all'inizio, era fuori area, l'espulsione ci è sembrata veramente eccessiva e determinante per la partita, perché fino a quel momento il Francavilla era passato in vantaggio meritatamente, stavamo conducendo la partita in maniera, non dico perfetta, però avevamo in mano la partita, e purtroppo quell'espulsione ha condizionato la gara. Ma no, accontentata no, perché comunque, ripeto, dopo 10 minuti abbiamo perso l'attaccante Bojan per infortunio. Poi siamo andati in vantaggio, ripeto, meritatamente, e abbiamo condotto la partita, perché comunque su qualche ripartenza potevamo far male. Poi nel secondo tempo, ripeto, c'è stata l'espulsione, nonostante questo abbiamo avuto una palla clamorosa per andare sul 2-0 e che quella avrebbe chiuso la partita. Poi chiaramente espulso Zerbo e non avevamo più punte che potessero magari attaccare la profondità e cercare di farci respirare. E quindi questo ci ha fatto un po' arretrare il baricentro, però sinceramente non ricordo palle gol o azioni nitide del Fabriano. Ma un punto pesante per noi, perché in altri momenti 2 episodi negativi, perché sbagliare il rigore dopo pochi minuti e subire subito il gol da una squadra molto forte, che sicuramente lotterà per i primi 5 posti, poteva essere devastante nel nostro momento. Invece la reazione dei ragazzi e anche la ricerca fino alla fine della vittoria è stata importante, quindi al di là del punto che comunque muove la classifica, l'atteggiamento è un segnale di voler invertire un po' il trend dello scorso anno. Dunque 1-1 per il Francavilla, ma dal punto di vista della Moviola, poi andremo in pubblicità ovviamente, chiusa la parentesi Francavilla, dal punto di vista della Moviola, la partita con più episodi. Avete sentito Temelin, che oggi sostituiva in panchina Pierluigi Hervese, lamentarsi della direzione di gara dell'arbitro. Allora andiamo a vedere gli episodi. Il primo, il calcio di rigore che poi fallisce Zuppardo. Temelin dice è fuori area e è abbastanza evidente che sia fuori area. Andrea, vengo da te. Sì, a me sembra che il fallo proprio si concretizzi fuori area, tra poco peraltro vedremo anche un fermo immagine. Romeo, ecco qui, guardate, questo è il momento in cui c'è il contatto, peraltro molto molto flebile, però mettiamo anche, è in corsa il giocatore del Fabriano, qui c'è una sorta di incrocio, ma guardate dove si trova Romeo. È evidente che il contatto è fuori area, poi sullo slancio l'attaccante del Fabriano cade dentro l'area di rigore, ma questo non era calcio di rigore. È andata bene al Francavilla che poi Zuppardo abbia sparato alle stelle, però certo è un po' anche un'immagine che ci dice che l'arbitro forse non era al 100% oggi. Gol del Francavilla con Zerbo, episodio un po' particolare. Ovviamente con una camera diventa sostanzialmente quasi impossibile stabilire se è gol oppure no. L'arbitro, fortuna del Francavilla, ha detto che la palla aveva varcato interamente la linea bianca.
Il presidente dice subito sì, ha questa sì, sensazione. Perché sono un centravanti anch'io, molte volte mi succedono queste cose e dico subito che è gol. Però a beneficio del suo discorso, presidente, possiamo dire che il difensore del Fabriano ha il piede destro sulla linea e quindi con il sinistro dobbiamo ammettere che sia più dentro la porta. Sì, quindi c'è anche il fatto, io dico sempre che i calciatori sanno tutto. E il numero 6 mi sembra l'ex giocatore dell'Aquila. Se vedete l'atteggiamento dopo questo rinvio, lui già capisce che la palla è in rete. Quindi se lo vedete senza rallenti vi rendete conto che lui si accorge, si ferma completamente come... Ecco, lui ha deciso che la palla è entrata. Tante volte i giocatori dicono tutto e gli arbitri potrebbero guardare gli atteggiamenti dei calciatori per prendere quelle decisioni che tante volte sono impopolari in mezzo al campo. Assolutamente. È gol, dice giustamente il presidente. Noi effettivamente non possiamo che essere d'accordo con lui. Zerbo, Andrea, che poi verrà espulso. Sì, per un colpo rifilato a Tafani. Ora anche qui abbiamo l'immagine. E tra poco vedremo anche il rallenti. Per il direttore di gara è un colpo malandrino e violento, evidentemente, per estrarre il rosso diretto. Più ora rivediamo. Ah, forse col gomito. Sì, Il gesto, sì. Presidente, allarga. Sì, sì. Mister, anche secondo non te. Non doveva muovere il gomito. Sì, perché... è vero che non è in completa elevazione il giocatore del Francavilla, però sì, il gesto purtroppo ci sta e la testa sta lì e il gomito anche, quindi... Forse un po' ingenuo, perché vediamo, andiamo frame by frame, Maurizio qui. Tafani è in allarga il gomito, ma è chiaramente in anticipo. Fosse finita così l'azione, probabilmente non ci sarebbe stato il contatto. Poi però il movimento, posso dire una cosa, il richiamo del braccio posso destro. Posso dire una cosa? A me sembra che Zerbo allarghi il braccio un po' come fanno i giocatori per prendere posizione e proteggersi, però non vada per tirare il colpo. È la stramazzata di Tafani che magari il colpo lo prende, però lui va verso la palla, colpisce di testa e finisce sul gomito di Zerbo, che però non va per tirare una gomitata. Almeno a me così sembra. Vedete, non mi pare... Guarda, poi, non credo neanche che lo prenda sul braccio, Andrea. Penso che prenda proprio una testata. Ecco, quindi... secondo me l'arbitro è stato un po' tratto in inganno da questo movimento di Zerbo, che non voleva far male a Tafani, ha allargato il braccio, ma non è andato per sbracciare e per fare male a Tafani. Tafani, mentre colpiva di testa, è finito sul braccio, sul gomito di Zerbo e si è fatto male, ma l'idea di Zerbo non era quella di voler far male. Mi è sembrata una decisione, nel vedere ora meglio anche il rallenti, non ho colto la volontarietà di Zerbo di fare male a Tafani, motivo per il quale poteva esserci l'espulsione. Sì, probabilmente sì. Peraltro, prima abbiamo visto, nonostante fosse in inferiorità numerica, Andrea Palumbo ha divorato un gol che è vero che ha fatto un miracolo Monti, però in questi casi è difficile... Se non Monti lì si è buttato un po' alla disperata, sperando che Palumbo tirasse lì. Se il pallone di Banegas fosse arrivato un po' più velocemente, Monti non avrebbe avuto il tempo di buttarsi dalla parte opposta. Invece la palla è arrivata relativamente lenta, ma parliamo sempre di un'azione di rimessa, e lì Monti ha potuto battezzare l'angolo e buttarsi da quella parte. Però Palumbo, abbiamo capito che gli piacciono i gol difficili, complicati, quelli facili non gli interessano. Era troppo banale questo. Esatto. Perfetto. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo. Abbiamo ancora da vedere San Nicolò, Nero Stellati e poi il finale con il presidente del Pineto Brocco. A tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Andiamo a vedere la vittoria del San Nicolò 1-0. Contro l'Olimpia Agnonese. Il servizio è fermato per noi da Ania Cantagalli. Vediamo. È un esordio con vittoria quello di Fabio Montani sulla panchina del San Nicolò. I biancazzurri si prendono lo scontro salvezza contro l'Olimpia Agnonese grazie al gol del capitano Lino Petronio.
Montani, all'incarico bis come allenatore del San Nicolò, dopo l'esperienza non felice in eccellenza qualche stagione fa, vara il 4-3-3, dovendo rinunciare agli infortunati Mozzoni e Chiacchiarelli. È la squadra di Pino Di Meo però a partire meglio. Nessuna chiara occasione da gol, ma una maggiore volontà di portarsi dalle parti di Cannella. Il San Nicolò si fa vedere al quarto d'ora di gioco con un'azione personale di Di Benedetto, che però impegna solo centralmente Venturini. La gara si accende intorno alla mezz'ora. Giglio porta in vantaggio l'Agnonese in ripartenza, ma il secondo assistente segnala la posizione di fuorigioco dell'attaccante e l'arbitro annulla il gol dei molisani. Qualche istante dopo, Bontà va in contrasto su Venturini in uscita. La palla arriva a Di Benedetto, che spara verso la porta, trovando la testa di Fabrotta a negare il gol biancazzurro. Grandi proteste da parte della squadra di Di Meo, che lamenta una presunta carica sul portiere. Dagli sviluppi del successivo calcio d'angolo, Petronio porta avanti il San Nicolò, ma in tribuna va in quel momento in scena un acceso scambio di vedute tra tifosi presenti sugli spalti, con tanto l'intervento poi della polizia a placare gli animi. Prima di tornare negli spogliatoi, l'Agnonese cerca la via del pareggio, prima con Abonchelé, servito sul primo palo da Niang, con deviazione però di poco fuori misura, e poi ci prova Santoro con una girata di testa in area, sulla quale però Niang non arriva in tempo sul secondo palo. La ripresa si apre con un calcio di punizione battuto da Di Lollo, che Cannella alza in angolo. Clamorosa invece l'occasione che ha poco dopo Giglio, servito dalle retrovie, beffa in velocità la difesa del San Nicolò, ma invece di tirare in porta prova forse a servire Niang, calibrando però malissimo il pallone. I biancazzurri si fanno vedere per la prima volta dopo il quarto d'ora di gioco, quando Tiboni fa sponda per Bontà, il cui tiro però si spegne fuori. Formazione di Montani che ci prova, anche con un tiro ad incrociare di Di Benedetto, che però non ha fortuna. La gara si vivrà poi a tratti, tra interruzioni per falli e cambi. L'Agnonese tornerà a farsi vedere dalle parti di Cannella solo al 43esimo, quando Abonchelé prova a rimettere in mezzo un calcio di punizione, ma con la difesa del San Nicolò che sbroglia in qualche modo. L'ultima occasione è della squadra di Montani, con Moretti che però trova Venturini a negargli la gioia del gol. Il San Nicolò aggancia dunque l'Agnonese in classifica e ricomincia nel migliore dei modi un girone di ritorno in cui provare a centrare la salvezza. Mister, iniziare una nuova avventura con una vittoria è sicuramente una bella cosa. Assolutamente sì, sono molto contento. Giro i complimenti che sento un po' qui in giro ai ragazzi, perché oggi ho chiesto una partita con un certo tipo di atteggiamento, e l'atteggiamento che ho visto oggi è l'atteggiamento che secondo me ci porterà a trovare quei punti che da tirarci fuori da là sotto. Hanno lottato, hanno corso, devo dire che da quando sono arrivato sono... mi hanno dato una disponibilità enorme e oggi si è visto, i complimenti li faccio a loro. Si è visto anche un nuovo modulo, il 4-3-3, una migliore circolazione palla, immaginiamo però che ci sarà ancora da lavorare. Hai detto bene, tantissimo, tantissimo, non mi aspettavo una partita sicuramente bella sotto questi aspetti, perché la situazione è cambiata, ho visto che quando sono arrivato ovviamente c'erano altre idee. E non mi aspettavo che oggi facessero una partita bella sotto il profilo qualitativo. Qualcosina si è visto, ma non è ovviamente come giusto che sia la mia squadra. Spero che quanto prima, il più presto, possiamo giocare anche un buon calcio, ma ora era importante, erano fondamentali questi tre punti e va bene così. Vincere uno scontro salvezza alla ripresa è una bella iniezione di fiducia per i giocatori. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci tenevo tanto perché martedì poi riniziamo e riniziare con una vittoria in uno scontro diretto ti dà un'iniezione di fiducia, ti fa lavorare serenamente e poi in prospettiva di una partita bellissima, perché vai a giocare con la capolista, la prima della classe, quindi affronteremo una settimana sicuramente bella e ti dà modo di lavorare con un atteggiamento propositivo e positivo. Se ci fosse stato il VAR avrebbe dato la carica su Venturini secondo lei? Non lo so, mi dispiace perché se c'era il VAR il gol era regolare, questo sicuro. Per della carica di Venturini non l'ho visto, però ci stanno degli errori abbastanza grossolani, il primo tempo ha fatto degli errori grossolani, non può uno spareggio, uno scontro salvezza venire da arbitri che non hanno altezza, questo è il problema. In termini di occasioni comunque la sua squadra avrebbe meritato qualcosina in più? Ma secondo me sì, abbiamo fatto un'ottima partita, però purtroppo alla fine rimani con un pugno di mosche in mano. E allora 1-0 per il San Nicolò, ma avete sentito, ci sono degli episodi da moviola, perché innanzitutto il gol annullato a Giglio,
assist di Di Lollo, parte il pallone, eccolo qua, fermiamo nel momento in cui parte il pallone, ma non ci sarebbe neanche bisogno del VAR, sarebbe bisogno solo di un paio di occhi probabilmente per capire che questa è posizione regolare. Guardate quanti metri dietro parte Giglio, cioè questo non è neanche da discutere, questo non so se è roba di primo o secondo assistente, comunque gli assistenti secondo. Erano Balestrucci e Nardi, insomma, secondo. Il secondo Nardi di Taranto, ma insomma è un errore abbastanza marchiano, mi pare di capire, non so se siete d'accordo Presidente. Sì, nel momento in cui calcia la palla il giocatore è nettamente in gioco. Le immagini così. Così. È un vabbè. Questo è l'assist che poi arriva a Giglio e poi arriva il calcio che arriva il gol che poi però verrà annullato. Altre proteste dell'Olimpia Agnonese su un fallo che a giudizio dell'Agnonese non viene fischiato, da cui scaturisce l'azione, da cui poi scaturisce il corner, da cui scaturisce il gol del San Nicolò. Ora, detta così, sembra una matriosca. C'è una presunta carica, la spieghiamo, di bontà su Venturini. Che vediamo? I giocatori dell'Agnonese vorrebbero la carica di bontà su Venturini, quindi il fallo, l'azione prosegue, Di Benedetto tira, il pallone viene salvato, calcio d'angolo, dal calcio d'angolo arriva il gol del San Nicolò. Riusciamo a vederlo? L'episodio? Ah, ok, perfetto. No, eccolo qua. Eccola qua. C'è questo intervento di bontà. Poi c'è il salvataggio sulla linea del difensore dell'Agnonese su Di Benedetto. Vorrebbero fallo. Per l'arbitro non è fallo, arriva il calcio d'angolo. E proprio dal calcio d'angolo arriva il gol bellissimo, peraltro, di Petronio. Ma Andrea, questa è carica sul portiere oppure no? Sì, se posso rivedere l'immagine, però insomma, quella l'azione precedente chiaramente non era da fermare per fuorigioco. Ora, andando avanti. Andiamo avanti. Beh, Siamo al limite effettivamente. Bisogna anche dire che il portiere fa un'uscita piuttosto oltre la linea di porta e al limite se non oltre l'area piccola. Quindi, insomma, neanche il giocatore del San Nicolò può smaterializzarsi. È una situazione molto al limite dove, ripeto, il portiere va molto fuori lo specchio della porta. Mister? Però io sinceramente posso capire la lamentela sull'episodio di Giglio, ma qui stare a vedere l'episodio che fa determinare un'altra cosa che fa determinare il gol, francamente. Io credo che qui il portiere, cioè il giocatore, mi sembra bontà, si vede arrivare il portiere addosso e si gira, in realtà non fa niente, non determina nessun fallo, non tocca le braccia o un braccio del portiere per rovinare così la presa. Il portiere poi esce molto, la palla è alta, è difficile pure per un portiere andare a prendere quel pallone, ma vedete, cioè lui non fa nulla, secondo me, bontà, per ostacolare. Si vede arrivare addosso una maglia arancione e si gira. Presidente, d'accordo? D'accordissimo. Perfetto, Andrea, vediamo un po' di immagini, le vediamo di Nero Stellati, sì. Castelfidardo, peraltro oggi c'era e eravamo tutti curiosi delle sorti di questo Azurov, centravanti bulgaro. Beh, che veniva, diciamo, a dormire. I Nero Stellati stanno diventando una multinazionale. Fallo, il portiere non può essere toccato, io non ho espresso nessuna considerazione, però mi sento di essere d'accordo con il nostro telespettatore. Adesso, che faccia o non faccia, il portiere che è nell'area piccola, il portiere può essere toccato, il calcio però non nell'area piccola, anche per il portiere sì, però come detto lui è andato, avete visto, oltre l'area piccola, è atterrato oltre l'area piccola, cioè non è stata un'azione nella quale lui è stato particolarmente ostacolato in traffico, ha fatto un'uscita piuttosto avventata ed è andato semmai lui più addosso a bontà, esatto, mi pare lui, esatto, che non viceversa. Perfetto. Non può smaterializzarsi, altrimenti il portiere si fa toccare da un avversario e a prescindere l'azione
Non, insomma, quindi bisogna però adesso tu, a parte ti vedo con la home page del Castelfidardo dietro, alle tue spalle. Sì. No, stavo dicendo, i Nerostellati sono un po' una multinazionale, perché vedo vediamo, intanto posso partire le immagini, che oggi debuttava questo ex CSKA Sofia, l'attaccante bulgaro Asurov, poi c'era chiaramente Bitsindu, c'era Kone, c'era un Wachi, mancava Mazzawi, squalificato, però insomma questo è il gol, un po' uno scioglilingua per molti fronti, su molti fronti la squadra dei Nerostellati, che qui incassa al 17° il gol del Castelfidardo, gol segnato da Mantini. Oggi Nerostellati sottotono non hanno ripetuto le ultime prestazioni, che stavano dando nuova linfa alle speranze di salvezza, peraltro flebili, della squadra di Di Marzio. Questo è uno scontro che coinvolge il portiere Bottaluccio, che dovrà uscire al suo posto, entrerà Selvaggio, che qui bloccherà, anzi no, questo è ancora Bottaluccio. Sì, che sì, questo è proprio il momento in cui si accascia e dice che non ce la fa. Si accascia, non ce la fa proprio, e quindi poi dovrà entrare Selvaggio al suo posto con dunque il Castelfidardo in vantaggio 1-0, rete di Mantini. Peraltro, a proposito di mercato che si è sviluppato a dicembre, tra gli innesti del Castelfidardo, Pedalino, questo da dietro uscita... il secondo portiere è il sosia di Massimo Epifani, è il nostro amico Massimo Epifani, può essere visto da dietro, è proprio identico. Dicevo di Pedalino, arrivato dal Monticelli, Pedalino che segna così la rete del raddoppio, gol facile sulla buona azione condotta sulla sinistra da Montagnoli. Quindi ripeto, oggi Nerostellati sottotono rispetto a quanto fatto vedere negli ultimi tempi. Castelfidardo sta riprendendo un discreto passo dopo un bel inizio di stagione e una flessione nella seconda parte del girone d'andata. Qui Parente evita la terza marcatura, sempre con Pedalino protagonista, con un tiro dalla distanza, poi c'è questo tiro da fuori sempre del Castelfidardo. Ma come vedete Nerostellati, che oggi hanno fatto troppo poco per poter uscire dal campo con almeno un punto. È tutto, possiamo penso ascoltare anche le impressioni dei due allenatori, Di Marzio e Vagnoni. Certo, li ascoltiamo. Vincere qua adesso, soprattutto la prima partita del girone di ritorno, non era facile, perché poi abbiamo fatto la sosta, non sai mai come trovi la squadra, invece abbiamo fatto veramente bene per intensità e per anche qualità. Abbiamo preparato in questo modo per cercare di mettere in difficoltà loro con i tre centrali, per cercare di mettere in difficoltà tra le linee, però abbiamo avuto, non ci siamo mossi bene senza palla e siamo andati effettivamente in difficoltà. Peccato, perché il Nerostellati poteva rilanciare ancora le proprie ambizioni di salvezza. Presidente, veniamo da lei, perché facciamo un piccolo passo indietro, visto che siamo in chiusura, ci perdonerà, ma noi un po' dobbiamo tornare sulla questione impianti con lei, che a Pineto e non solo, possiamo dire anche in Abruzzo, è un po' all'avanguardia, perché insomma il Mariani Pavone l'abbiamo visto, terreno di gioco fantastico, altri due terreni di gioco nelle adiacenze, e poi c'è anche questo campo Druda che avete un po' riportato a nuova vita. Ecco qua, queste sono immagini dello scorso novembre, avete riportato a nuova vita un campo che io ricordo da ragazzino, perché insomma a Pineto vengo di solito al mare in estate, e il campo Druda lo ricordo da adolescente, e non assomigliava per niente a questo qui, era molto molto meno bello. Che ci dice? Aspettiamo che io... lei vuole aspettare per commentare, vuole aspettare il taglio del nastro, certo. Eccolo ma questa, qua. L'immagine più bella è quella dei bambini, quella che avete visto. Si tratta di uno spazio storico di Pineto, perché chiaramente qui nasce il calcio a Pineto, a ridosso della Pineta verso nord. Tanti ragazzi come me siamo cresciuti proprio in questo campo, abbiamo trascorso ore e ore giocando, quindi... c'è un affetto, c'è stato sempre un affetto enorme, chiaramente con la scuola calcio, con i settori giovanili, con gli esordienti, i giovanissimi, gli allievi. Effettivamente il vecchio campo Druda non era più consone per tutte quelle partite. Tra l'altro squadre amatoriali, Borgo San Maria, che fa la prima, giocava anche qui, e le condizioni ormai erano all'estremo. C'è stato un bel discorso con l'amministrazione comunale, che
ha rinnovato la convenzione che ormai esiste da diversi anni col Pineto Calcio per oltre 15 anni. Peraltro, vergognoso giocare sul campo di Sulmona in condizioni pietose. Presidente, molti ospiti che abbiamo avuto in trasmissione ci hanno poi parlato sia a microfoni accesi che a microfoni spenti, ci hanno detto guardate che la base vera per iniziare un progetto a lungo termine con una società di calcio sono gli impianti. Anche esatto. A livello di, come nel caso del Pineto, di serie D. Magari il giocatore di grido, di nome è importante, ma se non si parte dagli impianti non si riesce a vincere. Sicuramente. E questo è il punto di partenza. Sicuramente è così, io ci tengo molto all'impiantistica in genere, perché questo permette di fare gli allenamenti, di far star bene i ragazzi. E i mister possono provare tutti gli schemi, ma devono avere veramente gli impianti ad hoc. E il mister giustamente dice magari. Sì, sentire queste parole, un presidente che parla dell'allenatore che va durante la settimana su un campo e deve lavorare in un certo modo, è tantissima roba per un allenatore. Io sono nella realtà come la Marsica, vi dico che siamo veramente indietro da un punto di vista di impiantistiche. Questo, io sono poi un operatore del settore nella mia zona e vi dico che le varie amministrazioni veramente hanno fatto veramente poco per l'impiantistica, nonostante tanti contributi, tanti finanziamenti che arrivano dall'Europa, ma veramente si fa fatica a fare un progetto, a avere delle idee. E vedere adesso, dopo che c'è già un campo del genere dove oggi gioca il Pineto, un altro campo a Pineto, Avezzano fa 42.000 abitanti. Ce n'è anche uno. C'è anche, campo dove c'è anche uno adiacente e uno dietro al Maria di Pavone. L'invidia è sempre più alta da parte mia, perché ad Avezzano invece, nella Marsica, queste strutture sono veramente, non ci sono. Ce n'è una a Collelungo, ma lontana 30 km. Sì. È clamoroso quello che succede ad Avezzano, ma la cosa più importante è sentire un presidente che dice che l'allenatore ha bisogno che durante la settimana una squadra debba provare, diciamo così, gli schemi, ma comunque sia allenarsi in maniera adeguata, almeno in Serie D. Ad Avezzano questo non succede, anche nelle squadre più inferiori, solo a Capistrello, che c'è un campo in erba, ma lì si sono dovuti inventare che c'era una squadra di rugby per poter fare un campo da calcio. Quindi le difficoltà adesso non sono se dipendono dai dirigenti dell'amministrazione, perché è chiaro che un privato lo può fare, però l'esborso, non tutti possono permettersi di fare una struttura privata e poi far allenare la squadra della propria città in quel campo. Certo. Presidente, per chiudere, impianti del genere possiamo dire che a medio-lungo termine porteranno il Pineto ad avere che cosa? Quali tipi di risultati sportivi? Perché immagino che voi un orizzonte lo abbiate tracciato. Sì, soprattutto per star bene i ragazzi. Questo io l'ho dedicato ai ragazzini, quelli della scuola calcio. Ma avere gli impianti, come diceva il mister, penso che ormai è tutto in un'organizzazione sportiva come il calcio. Il calcio ha bisogno di questo, ha bisogno di impianti. Io sono, come dire, entusiasta, sono felicissimo di essere stato il promotore di questo. Chiaramente l'amministrazione comunale di Pineto mi è stato molto vicino, rinnovando, appunto, come vi ho detto, questa convenzione per 15 anni. Chiaramente faccio con forza l'imprenditoria che ci deve essere dietro a un'azienda da calcio. Certo. Se bisogna avere credibilità, quindi certo. Non vorrei parlare di me stesso, però no, ma ci vuole entusiasmo, credibilità e quindi fare le cose con passione. E allora questo è un progetto che si è realizzato. L'entusiasmo, il piacere di aver fatto questo è enorme, soprattutto per vedere, come avete visto voi, quei bambini che oggi giocano proprio sul velluto, diciamo, sì, no? Sul velluto, perché prima lì era tutto pozzanghere, sì. Pozzolana, a volte polvere irrespirabile, e che potevano provocare anche problemi di allergia a tanti bambini. Che dire, oggi Pineto, città Pineto, noi che seguiamo questo sport dobbiamo essere orgogliosi di questo, ma non solo per Pineto ma anche per il circondario. Dicevo al mister che Pineto è al centro di un comprensorio abitativo di circa 75.000 abitanti, quindi se noi immaginiamo Silvi, Atri, Pineto e Roseto, Pineto vuole accentrare questo interesse. Perché? Perché con
perché ecco il legame, che il rapporto molto forte con il Pescara Calcio, l'organizzazione che noi ci siamo dati con gli allenatori, con tutta un'organizzazione, dai custodi, dagli addetti ai trasporti dei bambini, dei ragazzi, tutto questo crea veramente un'azienda. E poi anche geograficamente, effettivamente, in questo comprensorio, Pineto proprio al centro, a nord Roseto, esatto, a sud, che si presenta con delle realtà in sintetico, certo, cioè di campi dove si permette di fare allenamenti, dove il settore giovanile può giocare oggi al Druda in un modo spettacolare, perché lo scenario è fantastico. Ah, questo è sicuro. La Pineta. Questo è sicuro. Noi quando andiamo giù a vedere gli allenamenti rimaniamo proprio a bocca aperta. Complimenti presidente, complimenti. Grazie, complimenti a voi. Soprattutto grazie. Però ecco, questo è un omaggio ai giovani che vogliono fare calcio, che vogliono fare sport, perché l'ho detto anche nel momento dell'inaugurazione, un bambino che fa sport ha veramente qualcosa in più, perché coltiva lo spogliatoio, sta vicino agli altri. E impara a soffrire anche dei sacrifici fisici, matura sicuramente meglio. Assolutamente. Presidente, portaci in Serie C, forza Pineto, questo è un auspicio che giriamo al presidente Silvio Bocco, che ringraziamo. Grazie presidente per essere grazie stato con noi. Grazie. Grazie ad Alessandro Lucarelli per essere stato in nostra compagnia. Grazie mister. Grazie ad Andrea Costantini. Andrea, ciao. Ci ritroviamo prossima settimana. Vediamo solamente, Maurizio, solo il prossimo turno per far vedere solo i due derby e le altre partite delle abruzzesi. Sarò velocissimo. Avezzano Vastese, partita per noi abruzzesi più importante della giornata. Poi l'altro derby, Francavilla Nero Stellati, L'Aquila in casa contro la seconda della classe, la Vispesaro, il San Nicolò va a Matelica. E poi il Pineto in trasferta a San Marino. Questo però sarà domenica prossima, quando torneremo con l'Abruzzo del Pallone, sempre in diretta, sempre alle 19.30, sempre su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica!